Wattai a tutti ciurma e benvenuti da Giochirina in questo nuovissimo Q&A. Intanto, come sempre, vi ringrazio veramente tutti quanti per il supporto, perché comunque ho visto che appunto questo tipo di video vi piace, vi incuriosisce e che lasciate anche come sempre diverse domande sotto nei commenti. Quindi grazie veramente di cuore a tutti. Vi ricordo appunto che se dovessero esserci abbastanza domande anche sotto questo video, ci sarà appunto un altro episodio Q&A. Però non perdiamo tempo e andiamo appunto a rispondere alle vostre domande. L'unica domanda che ho recuperato dai commenti del primo Q&A, perché effettivamente ragazzi nell'ultimo video sono riuscita a rispondere a le primissime domande che mi avevate fatto, è quello di Christian, che dice: ok, finalmente recupero il video, intanto sono troppo contento che siano tornati i Q&A, grazie ancora. La mia domanda è una domanda che feci anni fa, ma che il Covid non ha aiutato a realizzare. Avresti ancora voglia di fare un raduno con i tuoi iscritti, sia da Twitch che da YouTube, ovviamente Covid permettendo, e ovviamente si va tutti a mangiare al sushi? Ebbene, effettivamente ragazzi, la mia attività qui su YouTube ha iniziato a diventare un pochettino più seria, tra virgolette, nel senso che comunque hanno incominciato ad arrivare veramente tanti di voi, principalmente dal momento in cui io e Rodrigo stavamo ancora vivendo in Spagna. Quindi diciamo che il primo ostacolo effettivamente ad un eventuale raduno è stato quello, perché noi vivevamo completamente in un'altra nazione. Adesso che appunto la cosa si è risolta tra virgolette, perché noi siamo tornati a vivere qui in Italia nel 2019, non abbiamo avuto, regà, manco il tempo praticamente comunque per sistemarci, perché già comunque fine 2019, inizi 2020 appunto poi è proprio esplosa la questione Covid, è scoppiata la pandemia, quindi è stato veramente impossibile poter anche pensare una cosa del genere. E parlavo insomma di voi qui su YouTube perché principalmente ragazzi appunto la maggior parte di voi mi ha scoperta da qui, buona parte di voi appunto poi si è spostata anche sul sito Viola, quindi non parlavo tanto del sito Viola ragazzi perché ho iniziato a fare live in maniera costante effettivamente da praticamente meno di un paio d'anni, quindi diciamo che la mia fan base che c'è sempre stata è stata appunto qui su YouTube, si è spostata anche un po' sul sito Viola, e effettivamente comunque da poco tempo a questa parte anche alcuni di voi che mi trovano sul sito Viola arrivano anche qui su YouTube, quindi comunque a prescindere da tutto grazie ragazzi come sempre, lo sapete, per la vostra presenza. E per rispondere alla tua domanda, chiaramente sì, mi piacerebbe tantissimo poter organizzare una sorta di raduno, comunque incontrare appunto ragazzi diversi di voi, siate voi qua su YouTube o siate voi sul sito Viola, comunque indipendentemente da questo sarebbe veramente bellissimo poter fare una cosa del genere. Sicuramente prima o poi questa è una cosa che avverrà ragazzi, perché prima o poi lo vorrò fare, dovrà vedere bene dove, come, quando, perché ovviamente non è molto semplice organizzare queste cose qua. Solitamente magari è più semplice potersi incontrare in quelli che sono tipo eventi proprio a livello nazionale, che ne so, mettete che la butto là un Romix o un Lucca Comics o una Games Week, cioè proprio eventi che magari sono organizzati a livello nazionale, che hanno date precise, quindi magari solitamente uno streamer, uno youtuber, comunque una persona che comunque vuole incontrare persone che la seguono, solitamente predilige questi eventi qua per potersi incontrare appunto con le persone che la seguono, perché magari è un pochettino più semplice, un pochettino più possibile che qualcuno frequenti questi eventi. Comunque indipendentemente da tutto, sicuramente vi ripeto, prima o poi organizzerò una cosa del genere, e Covid permettendo magari ragazzi appunto io aspetterò che comunque anche questa questione Covid un pochettino vada affievolendosi, diciamo così, perché capirete che non è appunto semplice comunque in queste situazioni poter organizzare, siano anche cose così semplici, quindi risultano essere comunque molto difficili. Spostiamoci quindi ai commenti che mi avete lasciato sotto lo scorso Q&A. Allora, la nostra cara Vale mi chiede: in quale epoca storica mi piacerebbe poter vivere? Questa è una domanda molto curiosa. Io dico solitamente che la mia personalità, il modo in cui sono fatta, mi fa sentire come se non fossi tanto adatta appunto all'epoca in cui mi trovo, perché sapete, la penso comunque in un certo modo e non mi piace comunque com'è la società di oggi, come si è evoluto il mondo, come si sono evolute le persone. Quindi dico sempre che mi piacerebbe vivere in un'altra epoca, quindi probabilmente, non so, ma mi basterebbe anche solo tornare
indietro probabilmente di 200 anni, per dire, magari il 1800, anche se comunque chiaramente ogni epoca, ragazzi, ha sicuramente i suoi difetti, quindi magari pur tornando indietro di 200 anni ci sarebbero cose che ovviamente potrebbero non andarmi bene. Quindi è effettivamente un pochettino difficile rispondere a questa domanda, però sì, dai, magari la butto lì, diciamo 1800. Sempre da Vale: qual è il mio animale mitologico preferito in assoluto? Penso di poter rispondere molto facilmente a questa domanda, perché non ci devo stare molto a pensare su. Il drago, ragazzi. Il drago è proprio, cioè, l'essere mitologico che più vorrei esistesse, perché lo trovo veramente fighissimo. Ultima domanda da Vale: quale lingua ti garba maggiormente? Ti dirò che l'italiano comunque mi piace veramente moltissimo. È una lingua simile ad altre, ma comunque unica nel suo genere, chiaramente. A maggior ragione perché adoro, ragazzi, la varietà di dialetti che abbiamo qui nel nostro paese, che, ve lo dico sempre, io trovo estremamente affascinante e che adoro. Quindi adoro la varietà che ha la nostra lingua per quanto riguarda appunto la questione dei dialetti, ma comunque mi piace molto la nostra lingua per come è impostata, per come la si può utilizzare, ecco. Non è una lingua facile, men che meno appunto da studiare per gli stranieri. Per quanto riguarda lingue straniere, ti dirò che l'inglese comunque mi piace moltissimo, ma anche lo spagnolo appunto lo apprezzo molto. Mess Flowers mi chiede come sono nati i miei saluti Wattai e Obdosh, perché chi mi segue, ragazzi, costantemente sa benissimo che io di solito apro i video con un Wattai a tutti e chiudo il video con un Obdosh a tutti. Per quanto riguarda il Wattai, me lo ricordo ancora che all'epoca, tanti tanti anni fa, vidi un trailer che era di Kung Fu Panda, però non mi ricordo se era tipo di Kung Fu Panda 2 probabilmente, e c'era appunto Po, ragazzi, il protagonista, che diceva Wattai, no? Mentre, non lo so, facevo una mossa di Kung Fu. Quindi mi piacque talmente tanto che dissi: perché no, potrei renderlo il mio saluto personalizzato ad inizio video. Per quanto riguarda l'Obdosh, alla fine, ragazzi, pure c'è una sua piccola storiella molto divertente. L'Obdosh è nato durante la serie su The Sims 4, perché appunto girai all'epoca diversi video su questo gioco, e siccome i Sims, ragazzi, lo sapete, hanno una lingua tutta loro, no? Con la quale parlano all'interno del gioco, mi ricordo che mentre stavo ascoltando conversare due dei miei Sims, uno di loro se ne uscì con Obdosh, cioè disse una cosa del genere, e ci piacque talmente tanto, sia a me che comunque alle persone che guardarono il video, che anche commentarono a riguardo, che dissi: no, vabbè, cioè l'Obdosh deve diventare un must all'interno dei miei video, quindi lo uso come saluto di chiusura. Domande dal nostro caro Stefanone: genere di videogioco preferito? Ti dirò che comunque mi piacciono veramente moltissimo gli adventure, gli horror, anche i platform, perché no? Sempre da Stefano: preferisci i single player o i multiplayer? Ti dirò che anche i multiplayer sicuramente hanno il loro perché, ma c'è stato un periodo della mia vita in cui ho giocato veramente tantissimo multi, ragazzi, sulla Play, chiaramente, perché io sono diventata PC gamer comunque da pochissimi anni, e all'epoca, quando su PS3, ragazzi, su PlayStation 3 l'online era ancora gratuito, perché su PS4 poi praticamente insomma hanno incominciato ad inserire il PlayStation Plus per poter giocare online. All'epoca su PS3 giocai veramente tantissimo, tantissime ore online a COD, ragazzi, cioè proprio, sapete, quelle partite cacerone proprio a cazzo dei cane, giusto per passare il tempo. Beh, giocai veramente molto, però attualmente e comunque in generale nella mia vita da gamer ho sempre prediletto i single player. Ultima domanda da Stefano: il genere di videogioco che più mi fa schifo? Anche in questo caso direi di poter rispondere senza starci troppo a pensare sopra, ragazzi, i Battle Royale. Ergo i giochi tipo Fortnite, tipo COD Warzone. Quel genere di gioco veramente non lo sopporto, non fa affatto per me, è un genere che veramente mi snerva a livelli epocali. Domanda da Ninja Splendente che mi chiede se ho mai giocato con mia mamma o l'ho mai vista giocare con qualche videogioco. Se sì, era brava o non riusciva tanto come tutte le mamme? Ebbene, Ninja, mia mamma chiaramente non è mai stata una gamer, quindi se non si fosse ritrovata qualche rarissima volta a giocare a causa mia, tra virgolette, chiaramente di suo non avrebbe mai giocato, perché comunque, voglio dire, ha una certa età e quindi i videogiochi sono subentrati, ragazzi, principalmente
nel nostro mondo in maniera più importante, quando lei ormai era già grande, quando già ormai probabilmente aveva anche avuto figli, quindi non si è mai avvicinata per conto suo al mondo del gaming. Ci si è avvicinata in occasioni rare proprio lei a giocare in prima persona, insomma. Perché gliel'ho chiesto io principalmente, no? Volevo che si divertisse anche lei, quindi si è ritrovata qualche volta a giocare. Mi ricordo ancora, qualche volta giocò ai Puffi, ragazzi, gioco PS1, qualche volta ha giocato anche a Tekken o a Battle Arena Toshinden, proprio, regà, giochi vecchi che sono picchiaduro, no? E quindi in quel caso, ragazzi, era imbattibile, vinceva sempre, perché usava, lo dice tuttora, la tecnica del premo tutto, qualcosa succede, ragazzi, e faceva e creava mosse che manco gli sviluppatori conoscevano, secondo me, e vinceva sempre la grandissima, non c'era modo per batterla, è picchiaduro. Mentre per quanto riguarda i platform, robe quindi tipo i Puffi, comunque che era scorrimento laterale, non se la cavava malissimo, però ovviamente comunque non era molto pratica, quindi poi lasciava perdere, preferiva, e comunque ha preferito anche durante gli ultimi anni che io ancora vivevo a casa con lei, guardare me giocare. Questo sì, mi ha fatto spesso compagnia durante le mie sessioni di gioco. Brian Badgeon 93 mi chiede se e come sono riuscita a rendere la mia passione youtuber e streamer un vero e proprio lavoro in termini remunerativi. Ebbene Brian, fare questo lavoro, diciamo così, non è semplice dal punto di vista appunto remunerativo, perché chiaramente se non hai tanti follower, se non hai tanti iscritti e quindi non hai tanti numeri, perché purtroppo buona parte delle volte, ragazzi, il guadagno su queste piattaforme c'è se si hanno tanti numeri, è difficile. Quindi comunque tutti questi anni, ragazzi, da youtuber, diciamo così, economicamente parlando, non mi hanno portato praticamente nulla. Questo ve l'ho sempre detto, non ve l'ho mai nascosto, e quindi è per questo che comunque ho continuato a mantenere viva questa mia passione, perché appunto è una passione, è una cosa che mi piace fare indipendentemente dal guadagno. Fare lo streamer forse potrebbe essere un pochettino più semplice per quanto riguarda il lato economico, però pure lì, ragazzi, dipende chiaramente. In ogni caso, se, ragazzi, si incomincia a seguire questa strada per il solo ed unico scopo di guadagnare, secondo me si parte sbagliando dall'inizio, perché comunque quando fai una cosa la devi fare perché ti piace, io lo dico sempre, e quindi se fai una cosa perché ti piace e poi magari puoi riuscire a ritrovare anche un riscontro economico, tanto di guadagnato, di sicuro un bel traguardo, però principalmente ti deve piacere quello che fai. Sempre da Brian, che mi chiede che piattaforma consiglierei a chi vorrebbe provare a parlare davanti a una videocamera e intrattenere il suo pubblico anche solo per hobby. Beh, ormai, ragazzi, comunque tutti i social che abbiamo a disposizione permettono più o meno di fare questa cosa, anche per esempio social come Instagram o TikTok, anche, ragazzi, facendo dirette, questi social ci permettono di fare live streaming in maniera super semplice anche col telefono. Quindi io ti potrei consigliare qualunque tipo di social, ma per fare proprio intrattenimento da quel punto di vista, sicuramente o YouTube o appunto il sito Viola. Filippo Del Rey mi chiede che ne penso generalmente di Life is Strange True Colors, e quindi grazie alla mia sensibilità e empatia se penso di trovare delle analogie fra me e la protagonista Alex, appunto, di True Colors. Grazie per queste belle domande. In ogni caso, caro Filippo, ho appunto rigiocato True Colors qui sul canale per poterci fare una serie in modo serio, scusate il gioco di parole, quindi se dovessi voler guardare la serie l'ho finita appunto pochi giorni fa, quindi comunque puoi trovare la playlist della serie in questione. Quindi, che ne penso generalmente? Mi è piaciuto il gioco, mi è piaciuto molto, mi è piaciuto sicuramente più di Life is Strange 2, che sapete tutti benissimo, ragazzi, a me ha fatto abbastanza schifo, scusate il termine così duro, ma veramente non mi era piaciuto per niente, quindi avevo un pochettino di paura sinceramente con questo True Colors, ma devo dire di essere stata smentita, quindi le mie paure sono state letteralmente sotterrate, perché il gioco mi è piaciuto tantissimo, mi è piaciuto l'idea di fondo, mi sono piaciuti i personaggi, mi è piaciuto comunque come hanno sviluppato le vicende, anche se sinceramente secondo me non raggiunge proprio il livello del primo Life is Strange e del DLC su Chloe, però ragazzi hanno fatto veramente un gran bel lavoro anche dal punto di vista tecnico, il gioco è veramente molto bello. E perché mi è piaciuto così tanto? Per rispondere alla tua seconda domanda ti dirò sicuramente di sì, ovviamente ritrovo delle analogie fra me e Alex, perché comunque il potere di Alex è quello
quello dell'empatia. E quello dell'empatia, ragazzi, è un potere, chiamiamolo così, che purtroppo non è per tutti e molte persone non ce l'hanno in questo mondo, ma è un potere che può essere molto bello, ma allo stesso tempo molto molto pericoloso. Quindi secondo me anche questa è la metafora che c'è nel gioco, e quindi bisogna essere capaci comunque di saperlo gestire per non finire schiacciati dal proprio stesso potere, perché quello dell'empatia, ragazzi, appunto, è un potere davvero molto impegnativo e bisogna saper crescere, secondo me, con essa e imparare a gestirla. Però sicuramente ci ritrovo molte analogie, ecco perché comunque mi sono sentita molto coinvolta dal gioco. Caro Angel, allora, che mi chiede qual è il mio Life is Strange preferito? Quindi questa domanda si ricollega alla domanda a cui ho appena risposto. Penso proprio, ragazzi, che il mio Life is Strange preferito in assoluto rimarrà il primo. Non ve so manco spiegare proprio di preciso perché questo gioco mi abbia emozionato così tanto, ma perché ormai sono passati anni, ragazzi, quindi non ricordo tanti dettagli, ma è talmente profondo quel gioco che penso sì, non sia stato raggiunto neanche da True Colors, a mio avviso. Sempre da Angel, ti piacciono i libri fantasy italiani? Se sì, ti consiglio tantissimo la mia scrittrice italiana preferita, che si chiama Licia Troisi. Ti dirò, Angel, non ho mai letto libri fantasy da autori italiani, quindi intanto grazie per il consiglio. Sempre da Angel, farai mai giochi in cooperativa, in live o magari per un video con noi iscritti? Non parlo di cose come COD o Fortnite, ma vere e proprie avventure coop, come ad esempio un Diablo o un Dying Light. L'idea è veramente molto molto carina, Angel, però potrebbe essere un pochettino complicata, chiaramente, perché magari bisogna comunque trovare la persona disponibile per fare una cosa del genere, che magari sia presente quando sei in live o che magari sia presente quando è il momento di registrarci un video. Comunque non sarebbe, secondo me, una cosa molto semplice da attuare materialmente, però l'idea è molto carina. E ultima domanda da Angel: hai mai fatto un gioco di ruolo dal vivo al tavolo con degli amici, tipo Luxastra del canale Intale? Effettivamente, Angel, no, per quanto magari comunque potrebbe essere molto carina anche questa idea, effettivamente no, non ci ho mai giocato. E quindi, ragazzi, allora queste erano le ultime domande. Come sempre, ragazzi, se volete un altro Q&A potete lasciare altre domande qua sotto nei commenti. Io come sempre vi ringrazio veramente di cuore a tutti per il supporto. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un bacio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!